cosa vuole? Cosa vuole? Signora, io mi ci permetto di offrirle questi qualco garofalo di campo in segno di omaggio, devozione e sfrenatissimo desiderio. Possegui. Grazie, molto gentile, soltanto non si permetta perché io questa settimana non ammetto. Non cominciare a parlare, perché se parli tu come faccio a farti capire che sono ineducato ora? Fammi parlare a me, mi ero preparato un discorso e ora non lo so più. Ecco. E ora non me lo ricordo più. Ah sì, vorrei depositare, col permesso di vostra signoria, signora madama, insomma devo sia, va? Un castissimo bacio a pizzichino su sta mano levigata. Zucchero filato, pare. Oh, lei è molto carino, così andiamo molto meglio. Grazie. Ma che strano odore preoccupante, lei non lo sente? Che? Un odore di gomma bruciata, non so, un cavo, un filo che brucia, che è molto pericoloso. No, quello sono proprio io, signora. Sono proprio io perché in onore suo, con rispetto parlando, mi sprofumai tutto. Oh. Mi sono messo uno sprofumo francese che si chiama Irresistible Mom. Si nota? Oh, si nota, stia tranquillo, si nota. Grazie. Ora ci aio a parlare con ella. Vede, sottolineo Lella perché Lella è un segno di rispetto. Se ci posso parlare. Oh, io sono commossa. Si vede che lei ce la mette tutta per migliorare. La ringrazio. Posso? Siccome si tratta di cosa poetica e versificata, è meglio che sta comoda e si mette seduta. No, ma lei... Ecco, come cerbiatta cacciata alla selva, ti presi queste braccia. E tu dalla tua gente mi pigliasti a calci in faccia. Ma io torno a tia perché ti voglio mia. Mi piaci, Ornella, e non fa niente se canti. Ci pensai stamattina, ci ripenso stasera, è meglio che accetti con le buone sta dichiarazione semplice e sincera, perché tanto è deciso, sarai mia mogliera. E dimmi subito di sì, perché sennò te faccio la faccia così. Irresistibile, lei fa delle dichiarazioni d'amore irresistibili. È incredibile. La sua ultima proposta mi pare sia di farmi una faccia così. Sì. È incredibile.